votato e assegnato dagli agenti di viaggi, ora chi va in nomination come tour operator emergente preferito? Idee per viaggiare. Nicolaus. E Quality Group. L'argomento si fa molto interessante. Vi state confrontando anche ad alta voce. A questo punto non ci resta che scoprire insieme chi ha vinto. Idee per viaggiare. Ritira il premio Danilo Curzi. CEO di Idee per viaggiare. Danilo, allora? E questo è importante, perché intanto lo condivido con le meravigliose 100 e qualcosa in più persone che ogni giorno lavoriamo insieme e facciamo della nostra quotidianità un lavoro prezioso e molto bello per noi. Lo condivido con i partner, molti visi sono conosciuti e ci sentiamo tutti i giorni. E lo condivido anche con i tour operator che sono più grandi, da dove c'è da imparare. E poi è emozionante, perché è come aver vinto un premio, non so, di un under 21, no? Di una giovanile. Quindi poi ci penso un attimo e dico, però sono 30 anni che faccio questo lavoro, ho superato i 55 e dico, siccome vogliamo sempre migliorare, io vi avviso, nel 2038, quando vinceremo quello top, io salgo sul palco con la badante, ve l'ho detto subito. Allora, grandissimi premio, facciamoci la foto. Grazie ancora e complimenti. Questo è uno dei motivi per i quali io accetto sempre subito di presentare ogni anno gli Italia Travel Awards, perché c'è gente così e ormai mi sono parte della famiglia, mi sono innamorata follemente di voi, del vostro mondo, del vostro modo di... Adesso andiamo. Sì, andiamo alla pagina Facebook. Quante volte, quanti minuti al giorno state voi sui vostri social? Pochi? Tanti? Parliamo di Facebook, quindi pagina Facebook aziendale preferita. Vediamo chi è in nomination. Eden Viaggi, Idee per viaggiare e Quality Group. In questo campo ovviamente ci vuole tanta applicazione, continuo aggiornamento. E allora scopriamo chi vince. Idee per viaggiare. Ritira il premio Danilo Curzi, che è il CEO. Eccolo, eri già qui. Ciao, come va? Bene, bene, bene. Grazie. Io, siccome è la seconda volta, ripeto quello che ho detto l'anno scorso. Io faccio parte di una generazione, nonostante mi vesto da pischello, che non ha vissuto la prepotenza con il quale questi nuovi modi di comunicare sono entrati nel nostro mondo. E sono molto contento di poter collaborare con persone che ci insegnano anche qualche cosa quotidianamente e fanno sì che la nostra presenza non sia soltanto nel modo che a me piace tanto, che è quello classico dei cataloghi, delle pagine da sfogliare che fanno sognare, ma come un iceberg dobbiamo, no, saperci muovere ed essere sempre presenti. Quindi sono veramente orgoglioso per i ragazzi che quotidianamente da noi collaborano in modo tale da poter arrivare a riconoscimenti come questi. Grazie tante. Grazie a te. Ecco il tuo premio.